Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora questo sarà finalmente un video review su un prodotto che ho ricevuto tantissime richieste nel fare la review di questo prodotto. So fare parlare in italiano e devo dire oggi, bene. Però volevo aspettare un pochino di provarne vari per rendermi conto esattamente di cosa pensassi di questo prodotto. Adesso finalmente vi posso dire esattamente cosa ne penso io. Allora, in primo luogo, sono tornata nel bagno con il mio caro asciugamanino sul termosifone. Però vabbè, sono tornata in bagno perché qua c'è luce, insomma, ogni tanto è bello tornare alle origini. Allora, di cosa vi voglio parlare? Vi voglio parlare del nail art kit della Pupa, che è questo qua, che è quello praticamente che fa tutte queste cretine qua. È composto da due smalti, uno smalto che è di base, diciamo, e poi c'è lo smalto sopra che in pochi secondi si crepa tutto. Allora, io ho iniziato ad utilizzarli all'incirca all'inizio novembre perché Roberta, Robby Berta qua su YouTube, mi ha regalato uno di questi nail art kit e mi ha fatto un enorme piacere, mi ha fatto veramente tanto piacere e mi ha regalato appunto questo nail art kit. Allora, lei mi ha regalato, non ho più la scatola perché è già da tanto che ce l'ho, già da 2 mesi, e mi ha regalato questi qua due, che è composto dall'oro più chiaro, che è quello che ho adesso io sulle unghie, e dal verde scuro. Allora, devo dire che questo verde è eccezionale. L'unica cosa, l'unico peccato è che, essendo il verde l'art top si chiama, quindi quello da mettere sopra lo smalto, è quello che si crepa, quindi non si può utilizzare lo smalto da solo. Mentre e gli art base, quindi quelli da mettere sotto, si possono utilizzare tranquillamente anche senza l'art top. Allora, come funziona? Funziona semplicemente mettere sopra l'unghia l'art base, aspettare che asciughi e dopo. Oh, ma è bello fare il muro e detriestendio. Allora, art base, aspettare che asciughi e dopo ci mettete sopra l'art top. Qualche secondo e si crepano immediatamente le crepine. Allora, a me piacciono un sacco questi kit. Bisogna dire che vi deve piacere proprio la fantasia che lascia, quindi vi lascia proprio queste crepe, diciamo, nel colore, quindi vi deve piacere, perché ovviamente non può piacere a tutti, no? Però personalmente a me piace molto perché si possono intercambiare le basi. Perché cosa ho scoperto, ragazze? Ho scoperto che, magari io ho scoperto l'acqua calda, però è uguale. Ho scoperto che praticamente su qualunque smalto funzionano questi. Quindi, nel caso vi stufiate dell'oro chiaro, potete benissimo mettere, ad esempio, questo verde sopra un giallo, sopra un rosso, quello che volete. Perché personalmente mi funziona su quasi tutti gli smalti che posseggo. Quindi è una cosa molto buona perché comunque avete questo kit e potete intercambiare le parti sotto, quindi viene una cosa molto carina. Quindi questi qua due mi piacciono un sacco. Questo oro poi in particolare a me piace un sacco anche da solo, cioè io l'ho utilizzato spesso in queste vacanze qui, soltanto sulle unghie così, e fa veramente un bel effetto, molto, molto elegante, viene, diciamo, quindi a me piace moltissimo. Quindi questo è il primo kit che ho provato. E poi, molto molto carinamente, la Pupa me ne ha inviati degli altri e mi ha inviato quello blu e quello rosso, e sono esattamente, cioè, quelli proprio natalizi. E ovviamente ci sono varie di composizioni di smalti nei art kit della Pupa. Ad esempio c'è questo qua che è argento e blu e è bellissimo secondo me, veramente stupendo questo qui, meraviglioso. Infatti, a seconda di come mi vesto per Capodanno, penso già di saperlo, farò proprio questa come nail art, perché oltretutto è velocissimo da fare, è una nail art molto particolare, attrae un po' l'attenzione e poi in 2 secondi l'avete fatta. Oppure c'è quest'altro bellissimo rosso e oro. E vi voglio far vedere la differenza tra i due oro che ci sono, tra quello verde e questo qua rosso. Guardate che belli, che bello che è questo oro. E guardate la differenza tra questo e questo. Vedete? Uno è molto più dorato e l'altro è molto più platino. Ecco, sono bellissimi entrambi. Questo qui è molto più. Buff. E è quello con il rosso, questo colore qua. Poi ci sta ovviamente il rosso, che è un classico smalto che però crepa quando si mette sopra l'unghia. E poi ovviamente si ha, come vi ho fatto vedere, il blu e l'argento, che è bellissimo. Ce ne sono anche altri, c'è quello marrone e verde, c'è quello oro e nero. Bellissimi, bellissimi davvero. Allora, vi faccio vedere su un'unghia l'effetto che fa.
Ecco qua, vedete in quanti, cioè veramente in 10 secondi si è crepato praticamente tutto. Questo qui è l'effetto, ora vi faccio vedere su un'altra unghia. E ovviamente più ne mettete, più le macchie saranno grosse. Ecco qua. Più ne mettete, più tempo ovviamente ci mette a crepare. Crepare è brutto, cioè tesimo a morire, oh, crepa, crepa. Vedete? Questo qui è un esempio ovviamente di... Ne ho messo molto, vedete che le crepe vengono molto molto più simili alle crepe che ci sono sulla confezione, vedete, rispetto alle altre. Qui dovete scegliere voi quanto mettercene, se di più, se di meno. Ecco qua. Ok, e niente, e le unghie sono queste, ovviamente io ve ne ho fatte diverse per farvi rendere conto un pochino di come possono venire. E quindi l'effetto è questo. Io personalmente vi posso dire che in quanto a durata gli smalti sono veramente buoni, ma molto buoni, perché io spesso non metto il top coat al di sopra perché non ho tempo e personalmente mi durano davvero tanto, nonostante io spesso le abbia in bocca per nervosismo o cose del genere, mi durano davvero tantissimo, mi durano 4-5 giorni tranquille senza top coat. E quindi personalmente veramente io a me piacciono un sacco, però ovviamente è un gusto personale se piace o meno l'effetto che fa sull'unghia. Personalmente mi piacciono molto molto sulle unghie lunghe, molto lunghe, io personalmente non le ho molto lunghe in questo periodo perché purtroppo mi si rompono. Sulle unghie lunghe secondo me sono veramente dei bellissimi smalti e fanno un bellissimo effetto. Tipo le mie amiche vengono a casa e ogni tanto me li fregano e iniziano a darseli perché ovviamente è una cosa un po' diversa, fanno presto a farsi la nail art e è una cosa carina. Poi è bellino perché sono appunto intercambiabili, come vi ho già detto. Se magari volete cambiare la base sotto, qualunque smalto avviate in casa, non della pupa, qualunque, almeno i miei funzionano tutti sotto, quindi per